Riba. L'errore, parte Fernandez, il contropiede solitario, Fernandez, Pipe Fernandez, 1-0 Lodi, l'errore di Riba, la ripartenza solitaria di Fernandez che sblocca la partita. Silva, la percussione di Ivo Silva, il pareggio del Bassano con questa conclusione improvvisa di Ivo Silva che ha sorpreso Grimalt sul primo palo, e di Quanaghera per Antonioni davanti a Verona che respinge, poi scontro di gioco, la conclusione ancora Grimalt, poi Galvas che la perde lì, Luci proprio per riportarlo a quei livelli. Sì, sono d'accordo, nel senso che Alessandro Bertucci in panchina è una garanzia. C'è però un'altra punizione per il Bassano, stavolta Variba contro Grimalt, lo sfida a duello, prova ad alzarla, Grimalt la respinge. Che occasione per Johan Galbas che adesso ritorna nei pressi dell'area lodigiana, chiuso ancora Galbas in due tempi, la risposta prima a Grimalt e poi il gol del 2-1. Giovannetti, Pernadini, prova la girata, Davide, è il Pantalone, Nadini! Antonioni, attaccato alto da Galbas, posizione vincente in un primo tempo, Antonioni la tiene, poi subisce il fallo di Galbas, da blu. Escono perfettamente, vediamo che soluzione proverà Compagno, va contro Verona, Compagno la alza, Verona la tiene lì. L'aggancio di Fernandez e il blu. Parte Pozzato, la alza malissimamente, l'arcano è scuccato, bene Grimalt, ancora scuccato Silva, e stavolta il Bassano fa centro al terzo tentativo, ancora con Ivo Silva, ma restano agganciati i due, se ne dicono qualcosa, ma intanto dall'altra parte Alberto Pozzato parte sulla destra, sorprende Nagera e trova il gol del 4. Poi va giù Tamborindeghi, aggancio di Bozzetto. Prova di nuovo ad alzarla e ancora Grimalt che respinge. Pozzato, Riba, Galbas, non la tiene Grimalt, forse coperto. E il Bassano trova il 5-2. Area rimetterla in piedi. Occhio al 2 contro 1 del Bassano. Riba che colpisce ancora in contropiede. 6-2. È guastato perché in alcuni frangenti davvero è stato complicato. Il gol di Checco Compagno. Ringraziamo Aldo. Il gol di Checco Compagno. Dalla distanza il 6-3 immediato. Beneficiare di una punizione di prima, altro scontro, il fallo, ci riprova adesso, va Compagno come d'incanto, stavolta la mette, 6-4, Amatori che ha l'uomo in più, deve provare a spingere per sfruttare questa situazione, Compagno, Bernardini, grande palla di Checco Compagno per Davide Nadini e il Panteron che porta Lodi a meno 1. Riesce a controllarla, 2 secondi, deve ritirare Giovannetti, scadono i 45. Va Galbas, palla larga, ancora Galbas, Grimalt 2 volte, Giovannetti deve tirare, Faccin per Giovannetti, tira addosso a Silva, Galbas la porta è vuota ma non tira neanche, lo fa adesso, la palla va larga ma finisce qua, il Bassano batte 6-5 l'Amatori al termine di un derby giallorosso incredibile dove davvero è successo di tutto.